Allora, abbiamo solo la coda delle immagini che vi faccio vedere, arrivano in diretta dalla Calabria, è appena arrivato il ministro Piantedosi, ecco, la regia riesce a inquadrare il cordone di sicurezza che era vicino al ministro dell'Interno, giunto in prefettura per fare il punto su quanto accaduto e vedere con i propri occhi quanto quanto sia grande la portata di questa tragedia. Sta parlando la sottosegretaria, andiamo ad ascoltarla. Coloro che su queste vite umane, insomma, i tanti, devo dire, naufragi che abbiamo visto, ci portano a portare avanti quello che, un po', che è stata anche la dichiarazione dello stesso Presidente Mattarella, dello stesso Papa, rispetto a un problema che deve riguardare la comunità europea tutta. La politica del governo cambierà in qualche modo o proseguirete nettamente sulla linea già tracciata? La politica del governo continuerà sulla linea già tracciata, qua ovviamente nulla a che fare con il decreto ONG perché sappiamo perfettamente che erano migranti provenienti dalla Turchia, quindi insomma con quel senso di umanità ma anche nella certezza che bisogna aiutare questi popoli nel loro paese continueremo insomma sulla linea dettata. E l'Europa in tutto questo? L'Europa in tutto questo credo che dall'uscita anche della von der Leyen e della stessa Metsola di pochi minuti fa, compreso ancora una volta che forse ciò che dicevamo era da prendere in considerazione, credo che questo si farà ai prossimi tavoli europei. Sottosegretario, cosa ha visto lì? Beh, lì si vede solo una devastazione, solo morte, si vede solo tristezza, si vede quel senso di rabbia che appartiene anche a noi istituzioni, anche noi siamo nella fila di chi appartiene all'umanità. Qual è stata la reazione del ministro? Beh, sicuramente immediata nel decidere subito di venire in Calabria per avere contezza di ciò che è avvenuto e ovviamente di fare qui un comitato di ordine e sicurezza presso la prefettura per dimostrare l'attenzione e la vicinanza in territori che troppo spesso sono stati anche abbandonati dallo Stato. Lui è stato sulla spiaggia? I numeri, quante vittime, quanti bambini? Beh, i numeri al momento sono quelli dei 59 morti, di cui 12 bambini, tante donne. E credo che sono numeri che purtroppo però andranno ad aumentare. Il ministro è stato sulla spiaggia? Il ministro è stato sulla spiaggia, ha dato un'occhiata e è risalito subito in macchina senza voler ovviamente soffermarsi oltre. Senta, le posso dire una cosa? La gente molto spesso dice, terminata la tragedia, lo Stato da Crotone sparisce e poi ritorna alle elezioni. Lei cosa ci dice? Beh, questo ovviamente dobbiamo chiederlo alla gente, per quanto ci riguarda noi non siamo presenti soltanto alle elezioni, siamo presenti 365 giorni l'anno, lo sta facendo tutto il governo a guida Meloni, lo facciamo noi sui territori, quindi ovviamente semmai ciò che vogliamo lanciare come messaggio che lo Stato c'è, lo Stato arriva, lo Stato non arretra, anche su altri temi. Questo vertice adesso per cosa? Cosa serve? Cosa coordinerete? Beh, intanto per capire il coordinamento rispetto a quello che sta avvenendo, quindi con tutte le forze che ringraziamo, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria, e vogliamo anche ringraziare quel popolo così generoso dei calabresi, in questo caso dei pescatori che hanno aiutato insieme a tutti gli altri vigili del fuoco, capire se ci sono ulteriori necessità, i tempi e cosa dovremo fare anche nelle prossime ore. Che cosa si deve fare per evitare che tragedie del genere possano succedere ancora? Evitare che si parta da quei paesi per cercare una vita che poi alla fine diventa morte, cercare di aiutarli nel loro paese, far sì che gli incontri bilaterali possano continuare e procedere ovviamente su quello che è stato un indirizzo da tempo lanciato come appello alla comunità europea. Questo è quello che si deve fare. Questa è la linea del governo? Sì, e soprattutto punire i trafficanti di morte e i trafficanti di esseri umani.